Via quello di stamattina, la vaniglia e il cioccolato, è approvato 100 volte di più, questo qui al biscotto. L'avena fa bene, e fin qua siamo d'accordo un po' tutti. Ma mi sono domandato cosa succederebbe se la mangiassimo per 24 ore di fila. Oggi lo scopriamo, anche perché mi farò ricette solo con l'avena e al microonde. E tutte queste ricette del procedimento verranno fuori nei prossimi giorni negli shorts. L'ultima ricetta invece, quella che mi farò per cena, sarà una novità anche per me, perché ce l'ho avuta solamente in testa e non ho ancora avuto modo di provarla. Quindi rimanete sintonizzati fino alla fine e scoprite se mi verrà bene. Se mi verrà bene, la metterò negli shorts. Altrimenti continuerò a provarla e finché non verrà bene, non la metterò negli shorts. Comunque, detto questo, partiamo con la colazione. E per colazione faccio il mio preferito, vaniglia e cioccolato. Quindi si parte con il piede giusto. E poi, guardate qua, che morbido che è e che cioccolatoso. E adesso si parte con la merenda. E per questa ricetta la faremo al triplo cioccolato. Anche se, vista l'ora, si sta trasformando quasi in antipasto del pranzo. Però, vabbè, ce lo mangiamo lo stesso. E se quello della colazione era cioccolatoso, questo tre volte tanto. Anche perché è al triplo cioccolato. Perché ha cacao amaro, proteine al cioccolato e le gocce di cioccolato. Quindi, meglio di così. Se lo lasciate raffreddare per 10 minuti diventa ancora più morbido e tre volte più buono. Devo dirvi che sono già pieno e al pensiero che devo mangiare altre tre volte così, però con qualche gusto diverso, non mi attira molto come idea. Però avevo intenzione di farlo e lo faccio e lo finisco. Quindi ci vediamo a pranzo. E siamo arrivati all'ora di pranzo, che chiamarlo pranzo non è che sia qualcosa di esatto, però come vedete ho già fatto un piccolo assaggio e devo dire che finora questo qui è il mio preferito, quindi via quello di stamattina, la vaniglia e il cioccolato, e approvato 100 volte di più, questo qui al biscotto. E ci ho anche messo sopra, oltre ai biscotti, anche questa crema qui, al biscotto, che ci sta da Dio, veramente è una cosa spettacolare. E ora via a mangiarsi questo pranzo. Poi abbiamo scordato anche questa crema e di certo non la buttiamo via, quindi si mangia. Sa proprio di Natale. Wow, è una cosa spettacolare. Forse meglio del burro d'arachidi. Ma lo dico sottovoce perché non vorrei che mi sentissero. E voi vi domanderete, chi è che non ti deve sentire? Beh, loro, i miei burri d'arachidi. Sto facendo la collezione, come vedete. Alcuni cremosi, altri croccanti, altri con lo zucchero, altri con l'olio. Insomma, un po' di tutto. Anche al cioccolato e alle nocciole. E preparatevi perché in futuro farò un video in cui li assaggerò tutti. E ci farò anche una sfida, ma vedrete. Siamo arrivati alla merenda e continuo a non aver fame. Però almeno qui ho un po' più di frutta, perché ci sono anche i mirtilli. Ho già fatto un assaggino, come vedete, e questo è buono. Sì, però mai quanto quello di prima con i biscotti. E di una cosa sono curioso. Quante calorie ho mangiato oggi mangiando solamente queste cose qui? Non voglio sapere se ho raggiunto le quote di vitamine o minerali, perché quello sicuramente no, non mangiando verdura. Però, curiosità. Qui, come vedete, ho messo un po' di burro d'arachidi, così i miei barattoli di burro d'arachidi non si sentono messi da parte. Beh, adesso ci finiamo questa merenda e aspettiamo la cena e vediamo se la mia idea verrà bene.
E abbiamo finito anche la merenda. Adesso aspettiamo un po' di ore e ceniamo, anche se so sicuramente che la fame non ci sarà. Però ho proprio voglia di provare questa mia ricetta. Quindi ci vediamo a cena. È pronta anche la cena. Come vedete, ho già fatto un assaggio di prova e devo dire che mi ha veramente sorpreso. Non me l'aspettavo così buona. Quindi questa ricetta la vedrete sicuramente negli shorts, fra qualche giorno. Intanto, buona cena a me. Ci vediamo dopo per la conta delle calorie, perché, come ho detto prima, ne sono un po' curioso. Finito! E adesso passiamo alla parte più interessante, ovvero quante calorie ho mangiato, ma soprattutto quante proteine, visto che in tutti questi porridge c'erano delle proteine. E le calorie che ho mangiato erano 4.227,37 calorie e 199,19 grammi di proteine. E sì, in effetti sono tante calorie per delle ciotoline così piccole di porridge fatto a microonde. Probabilmente era anche per questo che mi sentivo sempre pieno. Comunque devo dire che sono state ricette che mi sono piaciute e quindi, come ho detto stamattina, che per voi è stato 10 minuti fa probabilmente, ve le metterò in questi giorni negli shorts, così vedete la ricetta, il procedimento e potete farlo anche voi. E comunque la mia preferita, se non l'aveste capito, è quella con i biscotti, quindi aspettate che esca quella e fatela, perché ne vale la pena. Beh, detto questo, io aspetto che arrivi domani, così mi mangio qualche verdura e intanto vado a digerire tutta questa avena che ho mangiato oggi. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao!